Torniamo in Regione Lombardia e lo facciamo con il consigliere leghista Fabio Rizzi in materia di sanità e costi standard, l'intervista di Ilaria Tettamanti. Fabio Rizzi, Presidente della Commissione Sanità, parliamo del nuovo patto della salute di cui si discute in questi giorni anche a livello nazionale. Il Ministro ha parlato sia delle esenzioni, ha detto il 50% esenti, ma l'80% gode delle prestazioni, va riprogrammata la spesa sanitaria. Quindi ha detto introduzione ai costi standard e anche esenzioni in base ai carichi familiari. Cosa ne pensa lei? Ma ben venga, io accolgo favorevolmente le parole della ministra Lorenzin, che è già la terza volta che parla di applicazione costi standard, e spero che quanto prima alle parole faccia seguire ai fatti. Il discorso, perché comunque credo che sia l'unica possibile salvezza del sistema sanitario nazionale, ovvero sia di quell'insieme disomogeneo di sistemi sanitari regionali che fa sì che da qualche parte le prestazioni vengano offerte con alta qualità e basso costo, d'altra parte invece non sono offerte o comunque costano il doppio rispetto a quanto costano da noi. Per quanto riguarda invece il discorso della rimodulazione dell'esenzione dei ticket, viene esattamente incontro a quanto abbiamo deliberato la scorsa settimana in Regione Lombardia, con l'intenzione di rimodulare i ticket in funzione del reddito, in funzione delle situazioni familiari e non solo in funzione del tipo di patologia. Sono due situazioni completamente diverse. La patologia deve comunque essere garantita, perché chi è più sfortunato non deve esserlo due volte, mentre invece per quanto riguarda la revisione della strutturazione reddituale credo che sia doverosa, tant'è che tanto a livello nostro regionale quanto a livello nazionale è in corso una profonda revisione dei parametri ISEE ormai assolutamente superati. Sempre il Ministro ha detto che non ci saranno dei tagli, però una governance più appropriata permetterebbe di recuperare 10 miliardi. Assolutamente sì, anzi il Ministro è pessimista o ha sbagliato i conti. In realtà semplicemente l'applicazione dei costi standard, dei costi medi e quindi non dei costi più bassi, porterebbe a un risparmio di 27 miliardi annui strutturali. Se dovessimo applicare i costi in tutta Italia e di Regione Lombardia, questi 27 miliardi diventerebbero 34.